Noi ogni anno con gli studenti del Master di Fotografia di Forma e del Biennio di Comunicazione di Naba organizziamo una mostra fotografica. Per la prima volta abbiamo voluto concentrarci sul linguaggio che ogni anno, fino ad oggi, abbiamo utilizzato. Quindi questa è innanzitutto una mostra sul linguaggio fotografico. A partire dal concetto storico, dall'idea storica di Trompe l'oeil, abbiamo voluto indagare, investigare il rapporto tra la fotografia e la verità. Naturalmente si tratta di un rapporto complesso, di un rapporto duplice nella maggior parte dei casi, vale a dire che la fotografia è contemporaneamente un documento della realtà e appunto allo stesso tempo invece è un'interpretazione di quella realtà. Questa combinazione di problematiche è il centro della mostra che abbiamo messo insieme. La mostra è formata da 26 lavori che indagano appunto in profondità il tema del Trompe l'oeil, il tema del rapporto tra la fotografia e lo stato di fatto. I lavori si concentrano sul corpo, si concentrano sui luoghi, sui paesaggi e approfondiscono ciascuno a modo proprio uno specifico argomento all'interno di questo sistema. Ci sono lavori come per esempio quello che ho in questo momento alle mie spalle, che è fatto di 2500, più di 2500 differenti fotografie che sono state recuperate attraverso Google Immagini, semplicemente digitando la parola Metropolis. Il risultato di questa ricerca è stato rimesso in forma attraverso un software che si occupa di far questo, sulla base di un'immagine di quel film, di Metropolis. Una studentessa messicana, che si chiama Guadalupe del Gadiglio, ha messo in mostra un'alebriche, che è una scultura tipica messicana, sculture normalmente coloratissime, in questo caso è semplicemente bianca, e sopra questa scultura vengono proiettati una serie di colori che si rifanno a quella tradizione e che trasformano questo oggetto in innumerevoli oggetti dello stesso tipo. Il mio lavoro si chiama Agosto 1992 ed è stata una riflessione non tanto sull'inganno della fotografia quanto sull'inganno dell'occhio e quindi una riflessione su come funzionano i nostri processi di visione. In realtà io penso che sia la memoria e il nostro immaginario che entra in relazione con le cose che noi ci troviamo davanti agli occhi e che crea l'immagine. Questo lavoro nasce in realtà dall'unione di 4 fotografie che i miei genitori hanno scattato in Corsica nel 1992 e da 4 fotografie che ho scattato io in una cava di marmo sull'altipiano di Asiago, e vorrebbe ricreare quello che è un ricordo di quando ero bambina, che dopo aver visitato entrambi i posti io ero convinta fossero la stessa cosa. E quindi per me agosto 1992 è in realtà Trompe l'oeil, nel senso di inganno dell'occhio. Ho realizzato la mia opera ispirandomi appunto al tema portante della mostra, che è quello del Trompe l'oeil, e quindi sul rapporto tra la realtà e la finzione in fotografia. Il mio compito è stato quello di realizzare un falso, una tipologia di fotografia diffusa nell'Ottocento, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, è un po' quello che ho ricreato io oggi. La particolarità dell'opera sta nel fatto che ho realizzato il primo ritratto nella storia di Biancaneve. Ho realizzato lo scatto con una con dei costumi dell'Ottocento, e il mio compito è stato quello di comprare una carte de visite, che è appunto questa tipologia di fotografia dell'Ottocento, e di applicare sopra la mia fotografia per rendere il tutto più veritiero. Lo spazio museale di Forma è una delle realtà più note in Italia, per cui per me non può essere che un onore esporre qui.